Bonjour ragazzi, ho il trucco fatto a metà perché lo finirò in macchina, sto per andare ad Amsterdam. Prima faremo solo colazione, qui c'è qualcuno che vi vuole salutare. Sì? Ciao patatino mio, ciao amore di mamma, sei tutto bianco amore mio, sei tutto bianco amore mio. Oh, gatto Denver ancora sono un gatto Denver. Gatta Stellina, buongiorno. Buongiorno, gatta Stellina. Ci sono andata Nanna, ti ho lasciata qua, mi sveglio e ti ritrovo qua. Beh, sono contenta che vi piaccia questo grattino. Tu dove vai tu? No, gatto Denver, adesso non puoi uscire. Devo uscire io, gatto Denver. Dopo, gatto Denver. Ok, ragazzi, facciamo colazione perché tra un po' viene a prendermi la macchina e vado ad Amsterdam. Tra le cosine da fare, devo anche e soprattutto andare all'Apple Store a ritirare finalmente il mio MacBook. Scusatemi se ho saltato 2 giorni di video, ma appunto, non so se l'avete visto, ma ve l'avevo detto anche su Instagram, sulle storie qua su YouTube. Sono rimasta senza computer perché ho dovuto portarlo a riparare. Quindi, ma oggi è finalmente pronto. Non ci hanno messo neanche tantissimo quelli dell'Apple, quindi sono contenta. Adesso facciamo colazione, ragazzi, perché devo mangiare qualcosa. Se esco senza mangiare nulla, poi sto male, quindi è importante. Voglio fare la mia colazione con questo Confit Chocolate di Natural Mojo. Prendo il latte di mandorlo. Eccolo qua, quando non ho tantissimo tempo, ma devo mangiare qualcosa di sostanzioso. Vado appunto a preparare la mia colazione. Questo mi sta piacendo tantissimo ultimamente, il Fit Chocolate di Natural Mojo ed è sempre un superfood, quindi ha un sacco di vitamine, minerali. Ok, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, biotina, vitamina A, vitamina B9, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, calcio. Insomma, ragazzi, sicuramente con questo faccio una super colazione. In realtà ne metto sempre un pochino di più rispetto al necessario, perché mi piace un sacco. Poi questo sa di cioccolato, cioè la fine del mondo. Ragazzi, guardate quanto può essere cioccolatoso. Mamma mia, ha un profumo che è la fine del mondo. Guardate la consistenza. Adoro, super denso. Sa di budino. Io sono fin troppo golosa, ragazzi. Me ne rendo conto, ma cioè, no, non riuscite a vederlo? Eccolo. Sembra un vero e proprio budino, ma è super leggero, golosissimo, con un sacco di vitamine, specialmente in questo periodo importante. Vado ad aggiungere però ancora i miei soliti semi di chia, che li metto sempre ovunque, in qualsiasi frullato, in qualsiasi cosa io prepari, ma so che sono molto molto sani. E poi, come sempre, anche un po' di pezzettini di cocco, che soprattutto secondo me con il cioccolato ci sta molto molto bene. Non esagero perché altrimenti sono troppo dolci questi pezzettini di cocco. Il dolce in generale, cioè il cocco in generale, è parecchio dolce, quindi non ne metto tantissimo. E voilà, ragazzi, la mia colazioncina è pronta. Di solito ci aggiungo anche un po' di frutta, però oggi sono di fretta, quindi la frutta la skippiamo, a parte naturalmente il cocco. Riuscite a vedere quanto è denso? Adoro. Io ne metto un pochino di più, ma adoro, adoro la consistenza così. Comunque, ragazzi, oggi ho riscoperto questo maglioncino che non mettevo tipo da un paio d'anni, non mi ricordavo neanche di averlo. Avete notato? Devo abbassarmi un po', ma non mi vedete. Avete notato che i capelli sono già diventati molto più pastello? Prima erano molto più fucsia. Se ne sta andando il colore, ma non so se rifarlo oppure no. Che cosa ne dite voi? Perché è un po', cioè, siete un po' divisi su questo. La metà penso che mi dica: no, ricordo una bionda, e l'altra metà mi dice: no, ricordo resta rosa. Quindi non so. Non so che cosa fare. Io vi devo dire, non voglio cambiare colore, cioè vorrei restare rosa ancora per un po', quindi penso che quando se ne andrà completamente lo rifarò, ma vedremo. Comunque, con il Fit Chocolate le fragole sono la cosa migliore al mondo. Non le ho in frigo, altrimenti ne avrei messe, perché per me abbinamento fragola e cioccolato, o lampone e cioccolato, ma forse più fragola e cioccolato ultimamente, è l'abbinamento migliore possibile al mondo. Ma mi sto sbizzarrendo tantissimo nelle mie colazioni. Forse il pasto di cui vado più fiera sono proprio le mie colazioni, perché sono spesso sempre healthy. Io faccio sempre così: inizio la giornata con cibo molto healthy e poi di sera sgarro e mangio qualche schifezza. Invece la mattina sono sempre molto brava. È finita la mia colazione.
tra un po' dovrebbe arrivare la macchina, quindi andiamo e appunto mi porto il mascara, la matita per sopracciglia e il rossetto in macchina e farò il trucco direttamente in macchina. Eccomi qua ragazzi, ho fatto anche il trucco in macchina, ormai sono diventata una pro a fare il trucco in macchina, veramente. Ho messo il mascara e vi faccio vedere anche i prodotti che ho usato. Questa intanto è la borsetta di oggi, adoro, adoro questa Chanelina e quindi cerco di usarla più che posso, perché è veramente, cioè, più la guardo più mi piace con questi colori. Forse se abbasso un po' la luminosità la vedete anche meglio, eccola qua, questi colori molto unicornosi, io adoro, adoro troppo. Allora vi faccio vedere, ho usato questo mascara che è il Lash Freak di Urban Decay, che tra l'altro si abbina anche perfettamente ai dettagli gialli qui della mia borsa, fantastico, comunque è veramente ottimo questo mascara, mi piace un sacco. E poi ho utilizzato come matita sopracciglia questa di Diego Dalla Palma, la matita eyebrow, come si chiama? La uso tipo da 6 anni, non mi ricordo, Eyebrow Powder Pencil, e questa è la colorazione 114, che è un castano. E poi invece come rossetto ho applicato questo di Banana Beauty, sapete quanto io adori questo brand soprattutto per quanto riguarda i rossetti, e questo è Pool Time, non so se riuscite a leggerlo, eccolo qua, Pool Time, ed è un bellissimo bellissimo nude medio, non è né troppo chiaro né troppo scuro, almeno se avete la carnagione molto chiara come la mia, e lo adoro, adoro. Ma in generale i nude di questo brand sono spettacolari, hanno un range di nude che è veramente infinito. Se non li conoscete, ve ne ho già parlato spesso, ma se non li conoscete dateci un'occhiata. Abbiamo ancora una 15 minuti fino al centro di Amsterdam e poi siamo arrivati. Tra l'altro oggi è anche una bellissima giornata che non mi aspettavo, perché è il terzo giorno di fila in cui c'è il sole, che qui è molto molto raro, specialmente in autunno e inverno. Ok ragazzi, sono all'ufficio postale, che in realtà qui non è proprio come da noi, non ci sono proprio uffici postali, cioè ci sono, ma poi ci sono anche dei piccoli uffici postali, spero riusciate a sentirmi, ci sono anche dei piccoli uffici postali all'interno delle cartolerie o dei supermercati, in questo caso all'interno di un supermercato. Ok, finito all'ufficio postale e adesso sto andando a prendere, allora, uno il bigliettino di auguri per Demelza, perché il 13 novembre è il suo compleanno, il 14 è il mio e il 13 è il suo, quindi vado a trovare un bigliettino di auguri carino. Qui c'è uno dei mercati principali della città, c'è già l'albero di Natale, no vabbè, ma poi mi vedo con un'amica, quindi forse magari ci facciamo un giretto. Ma adesso vado alla ricerca appunto di questo negozio che dovrebbe avere solo cose per feste, compleanni, roba del genere, e oltre al biglietto di auguri per Demelza voglio trovare anche le candeline, perché ho ordinato la torta per entrambe, cioè una torta, vedrete, e ho ordinato la torta e quindi vado a prendere le candeline, penso che sia questo. Sì, il negozio è decisamente questo. Metto la mascherina e entriamo. Hanno un sacco di cosine carine anche per Natale. No, vabbè. Che forte questo posto. L'ho trovato su internet, non c'ero mai stata. Ma hanno veramente di tutto, cioè. Wow. Anche i giocattoli. Sono l'unica che adora ancora, a 30 anni suonati, guardare tutti i giocattoli. Io da piccola adoravo tutti questi animaletti. Sarei impazzita qua da piccola. No, tutte le robine piccoline. Oh, adoro, adoro. Sono solo io oppure invece questi topi mi sembrano un pochino creepy? Non so perché, non è che siano brutti, poverini, però mi fanno un po' di senso. Sembrano quelli che sono nei film horror, tipo il giochino preferito della bambina indemoniata. E questo. Ok ragazzi, allora, a parte che io sono qui con Giada, adesso ve la presento.
Eccoci! Ciao. Anche lei nata a Trieste, trasferitasi ad Amsterdam tipo un mese prima di me, una roba del genere, cioè assurdo, incredibile pazzesco. Ma vero. Comunque ragazzi, ho preso il biglietto d'auguri per De Mesa e le candeline, ma non ve le faccio vedere perché lei si guarda i miei vlog e poi scopre che cosa le ho preso come biglietto di auguri. Quindi vedrete, vedrete, però ho trovato tutto. E adesso siamo appunto, penso almeno che sia l'Albert Kaupmarkt. Sono tutte le bancarelle, un po' come le nostre fiere, praticamente. Che bello questo tappeto, mi piace un sacco. Tipo simile a quelli che ho nei bagni, ma questo è bellissimo. Siamo da Starbucks con musica natalizia e tutte le cosine. Natalizia, fantastico. Volevamo prendere qualcosa di fresco, ma non hanno niente di che non sia in bottiglietta. Alla fine ho preso questo. Mela e lampone. Ho trovato per puro caso, ragazzi, il negozio di Blonde Amsterdam, che ha tutte quelle cosine, le tazze, i piatti carinissimi. Abbiamo fatto anche qualche foto qui con questa vetrina bellissima. E volevo farvi vedere le cosine che hanno. Tazze e piatti che vedete a casa mia, li ho presi qua, sono dei regali sempre di questo negozio. Io adoro, tutto rosa. E mi piacciono tantissimo anche questi piatti natalizi, devo dire. Potrebbero essere un bel acquisto. Quanto è bella questa zona, ragazzi. Io adoro, siamo in centro, ma è una zona tranquilla, sui canali. È stupenda. Che meraviglia, io adoro tutte queste casette con l'entrata, con i gradini sul canale. Bellissimo. No vabbè, guardate che quei negozietti carini e particolari si trovano ad Amsterdam. Non riuscivamo a capire che negozio fosse, alla fine abbiamo capito che è un negozio di lampade e luci. Però non trovate un po' creepy questo gatto con gli occhi tipo glowy, cioè con gli occhi illuminati? A me sembra un po' creepy, sa più di Halloween. Il cagnolino invece è carino. Bello sto negozio. Tanto rosa, quando c'è tanto rosa per me è bello. Ciao! Ciao! Ciao gattone, gatta stellina, ciao gatta stellina. Sì, sì, adesso vi do la scatoletta, adesso vi do la scatoletta. E ciao amore di mamma, sei bellissimo, grazie che mi dai baci. I baci sì. Allora, prima cosa che faccio oggi, non sempre ma oggi, accenderemo il nostro robottino. Queste le calze super buffe che ho messo sotto gli stivali di Bottega Veneta. Ma avete ragione, se porto calze un pochino più spesse non mi fanno male. Quindi questi erano i calzini che avevo. Sì, Gatto Lemmer, ho capito Gatto Lemmer, troppo ti do la pappa, ho capito, ho capito. Chiacchierone che non sei alto. Chiacchierone, chiacchierone. Ok, mettiamo via la borsetta qui nel suo posto, che rimane la borsa mia preferita da tutte quelle che ho. E adesso voglio mettermi un attimino a testare il computer, perché alla Apple, non ve l'ho raccontato nemmeno, alla Apple mi hanno detto che il computer non aveva nessun problema di hardware, quindi nessuna componente aveva nessun tipo di problema. Quindi il problema è legato, era legato al software. Quindi cosa hanno fatto? Hanno formattato tutto quanto il computer, era installato il sistema operativo e adesso loro pensano che il problema sia scomparso. Io me lo auguro, lo spero veramente, perché è uno di quei problemi, cioè ogni tanto dà questo problema, ma per il resto il computer funziona. Quindi spero veramente che l'abbiano risolto. Adesso appunto metterò a creare un video, tanto per, giusto per fargli fare tante cose al computer. Quindi quando crea un video, per il computer è molto impegnativo, quindi si mette tantissimo e tantissimo sotto sforzo. E di solito quando succedeva questo problema che si spegneva da solo e mi dava una schermata di errore, era quasi sempre quando e stavo creando un video dopo il montaggio. Quindi voglio un attimino fare qualche testing e vedere, ma sono molto molto contenta di riavere il mio computer, perché
senza computer mi sono resa conto che sono veramente veramente persa. Infatti stavo pensando, forse è il caso di comprarne uno anche fisso, però non lo so, non è che io sia tanto interessata alla tecnologia, quindi è il mio lavoro, quindi ok. Anche l'iPhone per esempio, cioè io adesso comprerò il 12 Pro, ma non perché mi interessi avere il nuovo iPhone, semplicemente perché per il lavoro che faccio è importante per la qualità delle foto, la qualità dei video, eccetera, eccetera, quindi non sapete quanto io ci tenga. Però non è una cosa che personalmente mi interesserebbe, ecco. Comunque, andiamo a fare questi testing al computer, ragazzi, perché sono troppo curiosa, non vedo l'ora. E dita incrociate che sia veramente risolto. I gatti stanno già apprezzando lo scatolone. Non so perché, ma tutti i gatti sono fissati con gli scatoloni di cartone. E mi sono arrivati intanto adesso, in questo momento, questi due pacchetti. Ma sono così ne ho ordinato io, ragazzi. Sono troppo contenta, perché ho trovato, qui non si trovano nei supermercati, quindi le ho prese online. Ed ho preso un sacco di pasta, però fatta di legumi, quindi per esempio questi sono i fusilli, però sono fatti di piselli. Gatta stendina, gatta stendina, cosa c'è, gatta scoiatolina? Quindi abbiamo preso allora la linea legumi piselli, poi ho preso sempre la stessa cosa. Poi ho preso questi invece fatte, sono le pennette fatte però con il farro. E, poi ho preso anche farro, lenticchie e quinoa. Adoro la quinoa, quindi saranno buonissime. E poi, no, sono sempre gli stessi. Ho fatto una bella, bella scorta, perché dovendo pagare la spedizione ho preferito appunto fare una mega spesa. E poi, altra cosina che ho preso da Amazon, e sono secoli che volevo prenderlo questo, ed è semplicemente uno di quei, non so neanche come chiamarlo, è un aggeggio elettronico che ti toglie tutti i pelucchi dai maglioni, praticamente, no? Quando sono un pochino usati e si formano quei pelucchi bruttini. E con questo te li toglie, però non l'ho mai provato. So però che questo dovrebbe essere il migliore, questo della Philips, quindi proveremo, vedremo, perché ho sempre questi maglioni con tutti quei pelù che mi danno fastidio. Quindi voglio vedere com'è questo coso. Allora adesso metto via tutte queste cosine e poi testiamo il computer. Qui c'è qualcuno che mi fa compagnia. Gatta stellina, hai voglia di coccole, gatta stellina? Hai voglia di coccole, gatta stellina? Gatta stellina è così, a volte ha questo irrefrenabile bisogno di coccole. Di solito non vuole essere disturbata, ma quando ha lei bisogno di coccole, allora posso accarezzarla. Allora va bene. Stellina. Situazione attuale, io confinata in questo piccolissimo angolino del divano, i gatti invece spaparanzati comodissimi. Comunque ragazzi, sto appunto reinstallando tutto quanto, perché avevano formattato il computer, quindi devo reinstallare tutto quanto. Tra l'altro non so come cambiare lingua e c'è in default l'olandese, vorrei mettere l'inglese, avevo la tastiera internazionale, adesso si è cambiato tutto e io non sono per niente brava già se in inglese o in italiano, figuriamo in olandese per quanto riguarda computer e cose del genere, quindi spero di riuscire a completare l'installazione. E vista la mia fissazione del periodo che ormai tutti conoscete benissimo, mi sono fatta tre avocado toast. Stavolta non ci ho messo né il salmone né l'uovo, perché non manca tantissimo all'ora di cena, quindi voglio restare abbastanza leggera. Ho un po' esagerato con il pepe stavolta e anche con il lime, però vabbè, ha un profumino buonissimo, io adoro il profumo fresco dell'avocado. Ok, sta andando piuttosto bene, ha fatto uno o due aggiornamenti, ci ha messo un secolo, però sono riuscita a completare l'installazione, sono riuscita a cambiare la lingua. E adesso devo semplicemente, sono riuscita anche già a scaricare lo stesso sfondo che avevo sull'altro, cioè sempre sullo stesso computer, però prima che mi formattassero tutto. E adesso con la chiavetta, nel frattempo i gatti mi aiutano tantissimo, zero praticamente, adesso con la chiavetta trasferisco tutti i dati che avevo salvato di nuovo sul computer, poi sistemo un pochino le icone
E dovremmo esserci, ragazzi. Poi la vera prova la faremo stanotte, stasera tardi, stanotte con il computer, perché quando monterò il video che sto filmando in questo momento, lì mi accorgerò se funziona oppure no, vedrò se si bloccherà oppure no. Ok, ci stiamo mettendo una vita, ma sono riuscita a trovare Final Cut Pro. Vabbè, cioè io veramente dovevo solo andare nell'App Store, vabbè. Mi sono complicata la vita, non sapevo più da dove scaricare Final Cut Pro, avevo paura di doverlo ripagare, insomma, alla fine. E bastava andare sull'App Store. Sto ancora ridendo per quanto sono veramente negata per tutto ciò che riguarda la tecnologia. Comunque adesso sto riscaricando Final Cut Pro, metto il computer in carica perché altrimenti non ce la fa, e che ci metterà un po'. E questo è il programma di montaggio, ragazzi, questo è il programma che uso per montare, per il montaggio dei miei video. Quindi è un programma parecchio pesantuccio e ci metterà un pochino. Quindi, però, questa è la cosa più importante. Adesso, nel frattempo che sta scaricando Final Cut Pro, sistemo anche un po', ho già sistemato un po' le icone qui, aggiungerò solo Final Cut Pro qui e sistemo, finisco di sistemare anche il desktop. Computer ufficialmente sistemato, ragazzi, ho finito anche l'installazione di Final Cut Pro. Finalmente il mio computer è tornato ad essere quello che era, perché con uno sfondo diverso e senza le mie icone non mi sembrava il mio computer. Sono riuscita a sistemare tutto, anche tutte le varie funzioni del mouse, perché per me è stranissimo, perché alcuni usano il computer, nel senso quello tu scrolli in giù, la lista va in su, e io non riesco ad usare il computer, non so bene come spiegarla questa cosa, però non riesco ad usare il computer così, e quindi devo sempre subito cambiare. Fatemi sapere se voi siete come me e usate l'opzione in default, cioè che se scrollate in giù con il dito la pagina va lì in su, o il contrario. Io nell'altro modo non riesco assolutamente, quindi ho cambiato anche quello. Ho impostato il tasto destro del mouse, scusatemi la mia S come paperino, ma ho l'Invisalign, a volte mi fa questa cosa, e quindi computer ufficialmente sistemato. Nel frattempo ho messo anche a caricare gli AirPods, eccoli qua, ho messo a caricare gli AirPods perché domani mi serviranno per un bel po', perché filmerò due video con un'altra youtuber, uno per il mio canale e uno per il suo, quindi devono essere belle belle cariche. Già una volta mi era successo che non le ho caricate. Con gli AirPods ti devi ricordare di caricarli, altrimenti sei fregato, quindi anche quelle sono sistemate. Adesso, ragazzi, andrò a fare la cenetta e penso che oggi farò la pasta, quella che mi è arrivata fatta di legumi. Voglio assaggiare, sono molto curiosa di assaggiare quella con i piselli. Avevo assaggiato quella con il farro tempo fa, mi era piaciuta tantissimo, e quindi oggi faremo questa. Non so bene con che cosa la condiremo, forse semplicemente... Ah sì, e poi ragazzi, volevo una piccola parentesi, perché sono al buio, aspettate che accendo la luce anche qui in cucina. Volevo dire una cosa, perché intanto mi avete detto: Nicole, nell'altro video dicevi ci trasferiamo, ma perché parli al plurale? Non so se l'avete notato, ragazzi, ma io parlo al plurale proprio con voi. Cioè io dico cuciniamo, prepariamo, facciamo, ci trasferiamo, perché parlo di me e di voi, ovviamente anche dei gattoni. Però mi ha fatto troppo ridere questa cosa. Ma Nicole, con chi ti trasferisci? No, nessuno. Cioè da sola, ragazzi, che tra l'altro, riguardo la casa, io ho tante novità da dirvi che non so neanche da dove iniziare, ma ne parliamo dopo cena, ne parliamo dopo cena. Prima preparo la cena e poi ne parliamo con calma, perché nonostante l'avocado toast mi è tornata la fame. Ok ragazzi, ho messo la pentola sul fuoco nel frattempo e volevo mettermi comoda. Se mi seguite da un po' lo sapete che appena torno a casa tolgo subito bracciali, anelli, orologio, tutto, e mi metto tipo in pigiamata comoda comoda. Ok, sono scioccata, letteralmente. Ho preso fuori questa tuta dall'asciugatrice, l'ho lavata per la prima volta, è nuova, e questa è una tuta molto carina in realtà, di Pangaia, e mi è piaciuta perché è in cotone 100% riciclato, e poi hanno questi colori bellissimi. Ho preso questo turchese che è un po' Tiffany, e poi voglio prendere anche il rosa pastello, solo che l'ho lavata per la prima volta e ragazzi si è rimpicciolita di almeno una taglia, vorrei dire due, ma siamo buoni, diciamo una. Allora, i pantaloni mi stavano lunghi, ragazzi, mi stavano lunghi, cioè mi arrivavano fino a qua. Cioè adesso, e li ho tirati prima di filmare, cioè ho cercato anche di sformarli un po', però questo è il risultato. Cioè, e la felpa stessa identica cosa, era molto molto più lunga, molto più larga, anche le maniche erano più lunghe. Io l'ho lavata a 40 gradi,
40 gradi, forse l'ho lavata io a una temperatura troppo alta, però io i colorati li lavo sempre a 40 gradi, 30 mi sembra che non lavi abbastanza, non lo so. Sia la versione invernale che la versione estiva, io ovviamente ho preso questa invernale, che devo dire tiene anche molto caldo perché è tutta imbottita, però ragazzi, cioè si è rimpicciolita tantissimo, veramente tanto tanto tanto. E questa non me l'aspettavo perché ho visto un sacco di influencer parlare bene di questo brand, effettivamente è comoda e tutto, però ragazzi, cioè, mi ritrovo sempre con i pantaloni e le maniche, in questo caso i pantaloni è peggio, troppo corti. Ok, questa è la pasta, non mi sembra male come aspetto, e come sugo metterò questo che è un sugo al fresco con pomodoro e basilico che trovo qui al supermercato. Vi devo dire che non è niente male, penso ci sia, sì, c'è anche la panna. E la mia cenetta è servita ragazzi, il profumino non è niente male, l'ho assaggiata per vedere la cottura ed è buonissima ragazzi. Da bere ho la Fanta Zero stavolta, non la Coca Zero ma la Fanta Zero, che ultimamente è diventata un po' la mia fissa. E poi sto guardando questa serie TV su Netflix che si chiama Carmel, chi ha ucciso Maria Marta, ed è tutta la storia di, la storia di un omicidio ma che ha fatto molto scalpore in Argentina, e c'è tutto il processo, è molto molto interessante. Slurpata tutta, era buonissima. E come dolcetto oggi ho questi due piccoli cestini con i lamponi, hanno questa crema al lampone che è molto leggera, sono molto buoni, e poi una Kinder fetta al latte, per sbaglio ne ho comprate tipo 50 e quindi devo mangiare tante Kinder fetta al latte. È già parecchio tardi ma questa serie TV mi sta coinvolgendo tantissimo, però adesso devo mettermi al montaggio di questo video perché poi mi piace sempre programmarli la sera prima, così so che sono sicura che andranno online puntuali alle 17:30. Però come vi anticipavo prima volevo darvi la notizia che non so perché mi metto sempre la sera a chiacchierare con voi e a raccontarvi le cose più importanti, ma di giorno sono sempre incasinata, poi la sera mi metto qui e riesco a parlare un pochino con voi. Quindi ragazzi, vi devo dare questa notizia pazzesca perché ho dato conferma già per la nuova casa, questo significa che ho già scelto la nuova casa. Non voglio dirvi nulla, non voglio darvi nessun indizio perché non voglio rovinarvi l'home tour. Adesso sto già parlando con la ditta di traslochi, quindi sto già organizzando tutto. Non mi aspettavo in realtà di trovare la casa subito così, però ragazzi è successo, mi sono innamorata e non vedo l'ora di farvela vedere, non vedo l'ora di filmarvi il primo home tour. Farò sicuramente l'home tour sia della casa vuota che della casa arredata, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora ragazzi. Comunque ragazzi, prima di salutarvi e di mettermi al montaggio voglio chiedervi anche come state, perché so che mi informo sempre sia sull'Olanda che sull'Italia e so che hanno diviso l'Italia in tre zone e vorrei sapere come sta andando, dove vi trovate, se siete in lockdown oppure no. A Trieste non sono in lockdown ma c'è il coprifuoco, però so che a Milano ad esempio c'è un vero e proprio lockdown più o meno come quello che c'era a marzo, ovvero qui penso la prossima settimana, mi sa il prossimo martedì ci sarà la prossima conferenza stampa, i numeri sono in forte discesa perlomeno gli ultimi giorni, quindi incrociamo le dita ragazzi. Io come sempre sono molto positiva e fiduciosa, non, cioè voglio cercare con i miei video di, se non mi vedete magari quando sono un pochino preoccupata o tanto preoccupata, è perché nei miei video voglio essere positiva, voglio darvi positività, energia positiva, voglio darvi forza, energia, e quindi cerco di restare sempre su argomenti positivi eccetera, però è importante sempre per me sapere anche come state e non voglio che sembri che non mi interessa delle cose gravi che stanno succedendo, ma semplicemente so che il mio canale per tanti è una valvola di sfogo, è un angolino sereno dove rifugiarsi dopo magari una giornata molto lunga, e quindi voglio potervi regalare un sorriso e regalare un po' di tranquillità piuttosto che ansia e preoccupazione, che già ce n'è tanta. Quindi ragazzi, mia family, io vi voglio tanto 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 bene, vi mando un bacio grandissimo, vi sono vicina specialmente di questi tempi, venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimo. E io e gatto Denver vi diamo la buonanotte. Gatta Stellina no perché se ne sta andando a mangiare come sempre, ma io e gatto Denver vi diamo la buonanotte, ciao.